Non potevamo mancare lo stand di Guerciotti, storica azienda italiana. Siamo in compagnia di Luca Damiani, il responsabile commerciale della storica azienda di Milano. Allora, voi siete famosi per il mondo strada, mondo cross, in particolare ciclocross, però avete presentato anche una bici da gravel. Sì, vabbè, essendo la gravel diciamo una derivata dal nostro mondo cross, non poteva mancare un articolo del genere nel nostro catalogo. E, bon, presentiamo questa bicicletta qui che avete rivisto con nuove colorazioni rispetto all'anno precedente, perché è già in catalogo. E che caratteristiche ha e quali sono, diciamo, i punti di forza? Sì, è un telaio full carbon, come è specifico per gravel, differentemente magari da altri prodotti che sono un po' approcciati. In questo caso abbiamo un passaggio gomma che può portare fino a 40 e anche qualcosa di più, assemblata qui con un Rival e colorazioni nuove, e poi vabbè, le specifiche si possono sempre variare strada facendo. Ma il fiore all'occhiello dell'azienda italiana è sicuramente il ciclocross, e qua abbiamo un esempio delle bici che vengono utilizzate con successo dalle diverse squadre che equipaggiate. Sì, quella che vediamo in questo caso è una team replica del nostro team Sell Italia Guerciotti Elite, che quindi riporta i colorazioni di campione italiano delle tre maglie che abbiamo al momento conquistato negli ultimi campionati italiani. Equipaggiata in questo caso con Shimano, perché proprio essendo diciamo un team replica e porta lo stesso gruppo che usano i ragazzi qui, un Ultegra, alcuni di loro usano questo, alcuni come invece Gioele e Bertolini utilizzano un Durace di A2 Disc, che comunque per quanto riguarda la vendita può essere assemblata sia con tutto l'equipaggiamento Shimano nella versione di A2 o classica, in questo caso questo telaio solo disc, e poi vabbè, si può tramontare anche della SRAM piuttosto che campagnolo in base alle esigenze del cliente. Magari spieghiamo quali sono le caratteristiche distintive tra una bici da ciclocross e la bici che abbiamo visto prima, che era una bici invece del mondo gravel. Sì, la differenza principale sta nelle geometrie, nei passaggi ruote. Questa ha una geometria decisamente più rigida e scattante rispetto a quella da gravel, che è una bicicletta diciamo da turismo, quindi necessita di un comfort maggiore, al contrario di questa che deve essere una molla, se vogliamo passare questo termine. La bicicletta in questo caso è stata apprezzata tantissimo dai ragazzi, utilizzata dai ragazzi da settembre in poi, ed è veramente stata apprezzata proprio per le geometrie e per la facilità di guida che hanno riscontrato. Il telaio in carbonio ha un peso super competitivo e con l'equipaggiamento totale da gara viene ad ottimi risultati.